Wow, amici appassionati di Hearthstone, rientrati in game per l'avventura, l'ala dei combattenti, sfida di classe. Clamorosamente nell'ala dei combattenti, la sfida di classe, non c'è il guerriero, ma ci sono stregone e sciamano. Boh, vabbè, comunque ci va benissimo comunque. Sciamano vi dico già che sono abbastanza ignorante in materia, lo stregone, insomma, è una delle classi che gioco di più, se non quella che gioco di più. Proviamo subito, siamo contro i cavalieri dell'Apocalisse, quelli che cominciano a parlare fra di loro un quarto d'ora prima dell'inizio della partita. Vediamo che mazzo ci ha preparato la Blizz, in quanto, come saprete, nelle sfide di classe il mazzo non lo scegliamo noi, ma è già prestabilito. Eccolo qua il barone. Vai. Ah, questo è buono. Poi ci serve dopo, in teoria. Questo non mi piace. Questi teniamoli. Va bene. Qualcosa di piccolo. Ecco, questo può andare bene. Questo può andare bene. Sì. Mi piace. Praticamente, da quel che vedo, è un mazzo tutto di demoni. Adesso cominciano a parlare un quarto d'ora al teatrino. Mettiamo giù questo, intanto. Dai, è una cosa agile. Silenzio servitore, partiamo subito con magie, cose, segreti incredibili, un massacro praticamente. Ok. Sembra un mazzo warlock proprio estremo, cioè nel senso quasi tutti i demoni e qualche rimozione ce l'abbiamo però. Mettiamo giù che questo. Diamo un colpo a un altro colpo a quello lì. E stiamo lì. Questo è ottimo perché comunque fa un danno a tutti. Esplode anche il nostro, però. Va bene, dai. Questo possiamo gettarlo giù con questo. Io direi di aspettare. La signora degli imp, giochiamo. Va bene. Questa caga fuori gli imp, va anche bene perché crea un po' di scompiglio. Perché questi comunque sono tre sempre i minion. Subito, madonna mia. Ho cominciato tutte lui le rimozioni. Che palle, ragazzi. Vediamo un po' adesso cosa fa. Mi fa fuori pure questo. E la madonna, oh, professionista, cazzo, raga. Ci ha fatto fuori tutti in 4 secondi netti. Beh, se giochiamo questa ce lo fotte, ci fa entrare il 6. Il 666 qua. L'inferno del terrore. Io qua pescherei, vi dico la verità. Un altro invocatore. Allora facciamo così, mettiamo questo. Perché mi hai chiamato? Mettiamo questo. Va bene. Meglio questo che l'altro, dai. Va bene. E mettiamo questo. Con 3-4 qualcosa facciamo. Vediamo. Fici 2.500, però lui muore. L'altro rimane vivo. Però io vado a 6. Porca miseria. C'ha un 1 di 3. Vediamo cosa fa. Scarta bene, non c'è più carte. Vediamo chi mette. Jaraxxus, che è un 3. Andiamo a 4, cazzo. Andiamo a 4, cazzo. Questa è buona, che ci cura. Facciamo così, mettiamo allora. Jaraxxus qua fa così. Jaraxxus. Ok, questo ci ricarichiamo di 2 di magia. E ci scudiamo. Vai. Stiamo così. 3-3-6. Stiamo così. Vediamo. Lui pesca una carta, però poi c'ha il potere ora che ne pesca altre due, ma c'ha 4 di mana. Vediamo cosa può inventarsi. Ma che palle. Ci fa 4 di danno. Che male. Siamo ancora vivi? Porca puttana, non ci arriviamo. Non ci arriviamo, abbiamo 5, mancano 2 danni. Puttana, abbiamo perso. Abbiamo perso. Possiamo fare nient'altro. Che palle. C'è niente da fare. Proviamo a cambiare tattica, metterci un po' di carte in mano, va. Adesso proviamo a cambiare tattica. Vai subito. Proviamo a cambiare un po' la tattica. Mettere giù subito qualcosa, farci fare comunque danni 1, 2, 3, 1, 2, 3 e metterci un po' di carte in mano. Che forse è la cosa migliore in questo caso qua. Proviamo a cambiare un po' l'impostazione, vediamo. Gul'dan contro.
Dai, 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 dai. Sì, adesso fanno 200, 2 ore di sceneggiata. La tua anima sarà mia. Sì, dimmi, la sbatto via. Adesso teniamo. La vil guardia. Vai. Intruso. Oh, mo cominciano. Vieni, Zelie, che è ora di divertirci. Dai, fai 3 danni. Con le chiacchiere che vengano. Atti sotto, mezza calcetta. Vai, 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 vai. Un altro invocatore. Vai, 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 vai. Peschiamo ancora adesso. Vabbè, qua possiamo mettere e pescare. Peschiamo. E mettiamo. Ok, dopo giochiamo un invocatore. Solo 2 danni. Ok. Da adesso si comincia a giocare gli invocatori, così ci buttano sul campo le cose. Vai, 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 siamo già a 16, cazzo. Vai, 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 vai. Vai. 4 danni, vediamo chi ci mette sul campo. Buono, il 6-6. Sì, è importante, ce l'ha tutto lui. Oh. Scarta una carta. Cazzo, questo qua però va a 1, eh. Ok, tocca a noi. 2 danni. Tocca a noi. 5. Perché mi hai chiamato? Siamo così, vediamo se riusciamo a resistere. Già 14, cazzo. 4 danni, quello. Detto. Corruzione, ok. Dopo muore. Ci fa 3 danni, andiamo a 10. Lui possiamo seccarlo. Percepisci i demoni. Ci potrebbe tornare utile. Lo secchiamo. Così come deve essere. Mi farà piacere. Scudiamoci. Facciamo fuori quello lì, almeno uno è fatto. Questo muore, vediamo che mette sul campo. Mette sul campo un altro invocatore del vuoto, vabbè. Va bene, dai, va bene. Mettiamo così. Vediamo. Buona che non può tirarcelo giù. Questo è molto bene, questo è molto 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 bene. Vai, 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 vai. E adesso. Buono. Io percepirei i demoni. Un paio di altri. Sì, ma tutti invocatori del vuoto, quello va bene. E metto giù anche questa. Non sono una persona macchiniera. Vai. Lo riporti dietro con uno, ok. Lo secco subito. Anzi, li secco. Torna al vuoto. Secchiamo, 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 secchiamo. Ok, la nuova tattica vedo che sembrerebbe, non vorrei partire più presto, funziona un po' meglio. 7 di 7, pescare le carte, no. Ci colpisce con là, si colpisce con là, ok, ci trovi lo scudo, benissimo. Infligge 3 danni con Gira, spero che venga questo. Vediamo chi mette sul campo, un altro invocatore, non può mettere sul campo uno di questi due qua. Ti è tentato, sei fottuto, dai. Stavolta non ci curi più, eh. Buona. Buona, 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 buona. Allora, questo via. Ok. Abbiamo vinto, cazzo. Hai visto che la tattica diversa con... ha funzionato. Aspettando un attimino, mettendo le carte un po' da parte, l'abbiamo portata a casa. Vai. La tattica aggressiva non va bene. Bisogna mettersi un po' di carte in mano e approfittare, appunto, poi del vantaggio di carte. Effettivamente ha funzionato. Eccolo qua, l'invocatore del vuoto. Perfetto. Proverò a fare un mazzo con l'invocatore del vuoto. A parte che se ne possono avere 2, non è che se ne posso avere 10. Proviamo lo sciamano. Qua lo sciamano non garantisco. Cioè, fino al 5° try per me è normale, attenzione. Pronti? Partenza, sciamano. Dobbiamo sconfiggere quello con col teschio in testa. Com'è che si chiama questo qua già? Ah, il falciatore, già, quello che doveva venire a fare il prato. Che c'è un prato altissimo, raga, raga. E che piove sempre, oh, non è colpa mia. Se sto mica giocando a Hearthstone a far puttanate, stiamo facendo cose serie noi qua. Vai, Gothic. Come cazzo è conciato questo? È proprio...
credo di tutti gli eroi visti finora nuovi, questo è veramente ridicolo, come immagine intendo. Oh la madonna, cosa che c'è in mano qua? Gran favilla teniamolo, questo via. Prima tiravi anche questo, ma teniamo gran favilla, magari ci scappa fuori un 5-5. La rana e la tempesta di fulmini, ok. L'uovo di Nerubiano ce lo facciamo alla Koch. Ma già questo è quello che ti manda le ombre che ti inchiappettano, giusto? Giusto. È l'ora della verità. Sì, qua comincia a cagare fuori robe incredibili. Dura. Allora, quelli sono 2-2. Mettiamo giù l'ovetto a sto punto. Vediamo un po'. Devo ancora capire che tattica usare con questo. Pesca una carta. Vabbè, faccio fa 4 danni però. Sono il falciatore d'anime. Ok. Io qua pulirei quasi quasi già. Lo so che ritorna purtroppo. Tornerò. Possiamo usarlo su questo noi adesso. Ok. Totem del fuoco è buono. Lo possiamo far schiantare però, se ci penso. 2-2. Così la secchiamo uno, lo torna. L'ora della verità. Perfetto. E riscassiamo giù anche un totem, va? Una bella provocazione sarebbe l'ideale, finalmente. A me sta sul cazzo appunto lo sciamano, tra virgolette, sta sul cazzo. Perché non sai mai che totem esce. Il nervoso sta cosa, incredibile. Ok. Va bene. Per ora tutto tranquillo. Ok. E ti schianto lì subito, guarda. Vedi te. Cosa? No! E ci schiantiamo anche lì, così facciamo i ragnetti quelli pelosi. Sono perfetto, così posso attaccare. Ok. Io direi gran favilla qua, buttiamo giù gran favilla. 1-1-1. Vabbè, ma non poteva cagare fuori almeno il ragno? Io penso che lo cagava fuori poi. Ma vaffanculo, cazzo. Finito. Dai. Adesso voglio vedere dove metti i tuoi servitori. Cosa noi? Qua ci fa una strage però, cazzo, questo. Trasferniamo. Ah, già abbiamo. Abbiamo assolutamente questo. Sì. Questo è buono. Però questo trasferiamo assolutamente. Perfetto. Uno di uno, facciamo fuori. E facciamo fuori anche questo. Qua ce lo teniamo. Perché purtroppo l'ho piazzato lì il totem e mi sono fatto la cagata. Dai che stiamo andando bene adesso, dai. Totemone. Ok. Un danno a noi. Cavalco impietoso. Ok. È un 5-6. Ok. Qua schiantiamo questo. Assolutamente. Ok. Schiantiamo questo. Mi spiace sprecare un cazzo di cosa, vabbè. Via, dai. Dobbiamo far pulizia, così ci evoco anche uno. Cavalco impietoso. Ok. A questo punto. Questo lo faccio diventare così. Così abbiamo anche una provocazione. Perfetto. Totemino. Non ci deve nessuno che ci ha fatto. Piano piano ce lo secchiamo questo. Sembrava un po' più semplice al momento di quella del Warlock. Come sfida, diciamo. Ok, siamo tutti guariti. Vediamo adesso. Frigge 2 danni, ovviamente. Ci interessa poco.
Siamo ancora vivi. E ci figi un danno, vabbè, ce lo leva quello. Finché fai solo ste robe, guarda. Perfetto, abbiamo ancora la provocazione. Benissimo, bene. Abbiamo anche lo scudo di Argus. Se riusciamo a metterglielo a questo sarebbe l'ottimale. 7-4, ok. Oh, lei un'altra provocazione. Bene, 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 bene. Bene, 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 siamo a 11, ragazzo mio. Siamo a 11. Sì, sì, cavalca finché vuoi. Adesso andiamo dritto per dritto all'eroe. Ok, lo tocca a noi, eh. E qua si chiude, eh. Sì, 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 fai che cazzo che vuoi. 7-3-10, è finita. Abbiamo già vinto. Molto più semplice questo rispetto all'altro. Per Argus, se vuoi. 8-4-12, da prendere giù anche questo, fa il fenomeno. Andiamo a chiudere. Semplice, dai, semplice. Nonostante che lo sciamano per me sia veramente un mistero ancora. Andiamo a vincere. Via! Vediamo la carta che ci siamo beccati. Questa non, senti, non sono preparato. Che carta è? Che carta è? Che carta è? La reincarnazione. Distruggi il servitore e lo riporta in vita con la salute al massimo. Insomma. Cioè, sì, capito, se c'è un servitore tipo che ha 8 di energia, ne ha 1, lo distruggi e lo riporta automaticamente al massimo vita già sul campo. Ma, non lo so, non sono uno sciamano, non vorrei spinanciarmi. Non mi fa impazzire così al momento. Eccoci qua, completata. La sfida di classe, anche dell'ala dei combattenti. Prossima fermata. L'eroica. L'eroica. E qua, qua c'è da studiare, eh. La faccio già vedere, eccoli qua. Ok, dai, mi metto subito qua con i miei libroni, statistiche. Un saluto dal Duca, alla prossima, ciao!